Brescia, stazione di Brescia. Scusate, ma fin da bambino che volevo fare una cosa del genere. Buongiorno a tutti. Eccoci qua a Brescia, che dista circa un'ora dalla stazione centrale di Milano. Brescia è una città piena di sorprese. Mi sono documentato. Brescia è soprannominata Leonessa d'Italia ed è la città delle mille miglia. È famosissima anche per un aperitivo che si chiama Pirlo, ma non era mica un calciatore. Questo è per me? Buono! È uno spritz bresciano! Dalla stazione di Brescia prendiamo la metropolitana e andiamo verso il centro. Facciamo una sola fermata e in pochi minuti eccoci in Piazza Vittoria, una delle principali della città, con il suo Palazzo delle Poste, il caratteristico torrione e il quadriportico. Ma noi dobbiamo raggiungere un'altra piazza, Piazza della Loggia. Là sotto l'orologio ci aspetta Andrea, che ci accompagnerà in un viaggio inedito alla scoperta di una città nascosta e antica, quella della Brescia sotterranea. Eccoti qua! Ciao Andrea! Come andiamo? Bene, tu? Tutto bene, grazie. Ma ascoltami, ma dove mi vuoi portare? Ti porto sotto a fare un giro. Ti devo dare la torcia, però. Addirittura? Perché c'è buio e quindi ti serve questo. Sono curiosissimo di vedere. Bene. Davvero incredibile, Andrea. Ma dove siamo? Siamo nel basamento della Torre dell'Orologio in Piazza Loggia, costruito nella metà del XVI secolo, dove un vecchio canale, il Dugale, entrava proprio. Qui sono convinto che giocavano a carte gli antichi. Non giocavano a carte, ma si suppone che fosse un bancale di lavoro per i vecchi spadari. Sono incuriosito anche da questo, ma cos'è, un canale? Questo è un ponte canale che permetteva all'acqua dell'acquedotto di Monpiano di sopraelevare in quota questa struttura per poi andare agli spalti di San Marco al vecchio macello. Se vuoi c'è ancora un posticino bello, se hai un attimo di tempo ti porto e ti svelo un altro segreto. Ma non è pericoloso? No, è bellissimo. E allora andiamo. Andiamo. Andrea, mica mi avrei portato qua a vedere una Porta Rossa. Eh sì, la Porta Rossa sono le arterie di Brescia, il sangue, e quindi ti porterò a vedere una storia fatta di acqua e di misteri. Siamo al partitore del Serraglio, un partitore medievale, dove le acque dei due riuniti fiumi, il Bova e il Celato, arrivano, si dividono con queste paratoie e si spezzano in Molin del Brolo e in Garzetta. Sul nostro sito trovi tutto, si trovano tutte le informazioni su bresciaunderground.com. Ci sono itinerari diversi per ogni età, per ogni requisito che non ricrediamo, e il giro più impegnativo, diciamo che partendo da qua con gambale e caschi che noi diamo in dotazione, permette a delle persone adulte di fare un giro di 3 ore in mezzo ai fiumi, nelle acque della città. Salutiamo Andrea e proseguiamo nella scoperta della città. Mi hanno raccontato che Brescia, sebbene fondata dai Celti, deve moltissimo ai secoli in cui fu parte di uno dei più grandi e gloriosi imperi della storia, l'Impero Romano. Buongiorno Francesca. Buongiorno Luca, benvenuto nell'antica Brescia. Ma che bellissimo posto, sembra di fare un salto nel passato. Siamo in un luogo speciale per la città romana. Sotto i nostri piedi, alle mie spalle, c'è una sequenza ininterrotta di edifici. Ad esempio, il tempio che vedi alle mie spalle venne inaugurato nel 73 d.C., ma sono stati trovati altri edifici che vanno fino al IV secolo a.C. sotto di noi. Questo era il luogo religioso della città e oltre a l'edificio, il teatro, dove tutta la città si riuniva per assistere a spettacoli. Quando fu scoperto questo sito archeologico? La storia di questo sito inizia da lontano. Pensa che nel 1823 alcuni bresciani promossero una raccolta di risorse e iniziarono a scavare proprio intorno a quella colonna, che è l'unica che tu vedi completamente integra, e portarono alla luce il tempio, ma trovarono anche tantissime opere straordinarie, come ad esempio la Vittoria Alata, questa statua in bronzo famosissima. E questo portò la città ad aprire all'interno del tempio stesso nel 1830 il primo museo della città a Brescia. Se si volesse visitare questo fantastico luogo con calma, quanto tempo ci vorrebbe? Ti consiglierei di tenerti almeno un'ora abbondante, perché come tu entri nell'area scendi sottoterra e vedi il luogo di culto più antico, che è di 2100 anni fa. Poi c'è il Capitolium con all'interno la raccolta epigrafica dei pezzi straordinari e poi il Teatro Romano. Quindi un'ora ci vuole tutta, sicuramente. Grazie Francesca, è stato veramente un piacere. Mi hai fatto scoprire una parte di Brescia che non conoscevo. Devo dire che Brescia mi ha davvero sorpreso. È bellissima e ci sono un sacco di cose da vedere. La piazza, il Duomo, il castello e i musei civici, che con il biglietto del treno possiamo visitare usufruendo di uno sconto del 25%.
Abbiamo veramente camminato tanto, ora però un po' di appetito mi sta venendo e mi sa che prima di andare in stazione mi fermerò a mangiare un boccone. Un consiglio, se passate da queste parti andate ad assaggiare i casonsei bresciani, davvero squisiti. Ora però andiamo, torniamo a casa. Cavolo, dimenticavo, la nostra avventura non termina qua. Settimana prossima vi porterò nella ridente città di Treviglio. A questo punto, come si dice da queste parti, in carrozza!